Buongiorno, benvenuti e bentrovati a un nuovo appuntamento di Prospettiva Privilegiata. E oggi siamo davvero privilegiati perché siamo in un luogo che definirei sacro per l'aeronautica militare. Siamo nell'ufficio del Capo di Stato Maggiore, dove è conservata alle spalle del generale Goretti la bandiera di guerra dell'aeronautica militare. Generale, la ringrazio tantissimo dell'onore che ci fa, del tempo che ci dedica. Siamo davvero onorati e speriamo di poterle offrire un servizio per la nostra aeronautica militare. Grazie a te Giovanni, veramente a tutti quanti voi per l'occasione che mi date per poter parlare ancora un po' di aeronautica militare davanti a un vessillo che per noi rappresenta la nostra identità. Generale, io vorrei esordire facendo una domanda che forse tutti si aspettano. Lei ha appena pilotato l'aeronautica militare nelle celebrazioni del centenario, questo evento davvero storico e importante. Posso chiederle qual è la sua visione per il futuro della Forza Armata, per il prossimo secolo? Sicuramente l'aeronautica militare in questi primi 100 anni ha sviluppato delle competenze, delle capacità nel mondo dell'aerospazio. E adesso girando pagina, guardando il futuro, nei prossimi 100 anni dobbiamo elevare la nostra visione non soltanto nello spazio ma anche nello spazio. Quindi sono convinto che la tecnologia e soprattutto la passione degli uomini e donne dell'aeronautica ci porteranno in quel confine che è al limite tra la zero gravità o la gravità per poter di fatto esplorare nuove capacità che potrebbero servire anche per la difesa del nostro paese. Grazie. E passando a una domanda che ritengo correlata, da sempre l'aeronautica viene indicata come la forza armata tecnologica, più elevato contenuto tecnologico. Ci può dire come state operando al fine di integrare le tecnologie emergenti e dirompenti, come vengono chiamate per esempio intelligenza artificiale e blockchain, nell'operatività della forza armata? Di fatto è un percorso evolutivo che attraverso delle piattaforme già esistenti come l'Eurofighter di quarta generazione e soprattutto l'F-35 di quinta generazione ci dovrà portare piano piano a degli sviluppi di capacitivi di sesta generazione dove l'intelligenza artificiale e la blockchain faranno veramente la loro parte e non soltanto loro ma anche l'energia diretta, l'attività cinetica proveniente dallo spazio con i missili ipersonici, quindi dobbiamo necessariamente guardare avanti pensando che questo avanti non è poi tanto lontano, mentre un tempo un velivolo impiegava 20 anni da un'idea andare in linea volo, adesso i tempi con la tecnologia di oggi si sono praticamente dimezzati, quindi il nostro obiettivo è avere un velivolo per esempio di sesta generazione, un sistema di sistemi già a partire dal 2035. L'intelligenza artificiale e la blockchain sicuramente faranno la loro parte in maniera proprio estensiva e intensiva e sono convinto che le nostre industrie sapranno veramente migliorare le loro prestazioni ancora di più di quello che fanno oggi proprio per metterci a disposizione quello che a noi serve. Ora verrei invece infine a una domanda che reputo importante, centrale, che è la risorsa umana. Gli uomini e le donne in azzurro sono la risorsa pregiata, il cuore della forza armata. Secondo lei quali sono le modalità con cui una forza armata del nuovo secolo cercherà di motivare professionalmente e personalmente gli uomini e le donne dell'aeronautica per renderli idonei ad affrontare queste grandi sfide di cui stiamo parlando? Diciamo che il centenario ci offre una ghiotta opportunità, quella di stimolare i giovani per vedere quello che noi abbiamo fatto in 100 anni, come piano piano, con una certa persistenza
siamo riusciti a crescere, a diventare una forza armata leader sicuramente in Europa e anche in campo internazionale, riconosciuta da molti paesi e da molti colleghi. Ecco, questo sviluppo, questa passione che è di fatto la base fondante, si basa poi dopo sulla motivazione delle persone. Ecco, il nostro compito è quello di cambiare, modificare eventualmente i percorsi formativi per adattarli a quelle che sono le loro aspettative. Dobbiamo essere noi come organizzazione a capire quali sono le tendenze, le ricerche e le curiosità dei ragazzi e delle ragazze per far sì che possano trovare un interesse a entrare in Forza Armata non soltanto per fare piloti, ma in altre forme, in altri domini dove ad esempio la cyber security, lo spazio, il dominio cognitivo e la medicina tecnologicamente avanzata nel settore spaziale possono offrire delle opportunità molto ghiotte per stimolare la curiosità dei ragazzi per entrare in Forza Armata. Questo è un nostro obiettivo importante, lo stiamo perseguendo adesso e il comando delle scuole sta di fatto già armonizzando i programmi di formazione non soltanto degli ufficiali ma anche dei sottufficiali e dei graduati proprio verso questa direzione, trovando degli stimoli e poi attraverso una comunicazione strategica, capillare e radicata sul territorio come stiamo facendo in questi giorni, far capire le opportunità che una forza armata, un'istituzione come la nostra insieme all'interno della difesa può offrire ai giovani per un loro prospettiva di lavoro. Mi permetta di farle gli auguri a lei e a tutta la Forza Armata per altri 100 anni così brillanti e chissà, non poniamo limiti. Grazie. E ai nostri ascoltatori, grazie e a risentirci per la prossima puntata.